Wow! Che figata! Ci stiamo con Alex. Nel video precedente abbiamo visto la casa, bellissima. Ora vogliamo andare a vedere le amenities di questo palazzo, il 55 di Wall Street, no? Esattamente. Vai, sono stato bravo. Mi assumi come agente di... Sai, sempre la porta aperta. Grande. Allora, andiamo a vedere le amenities. Da questa parte, sì. E qua? Sì, assolutamente. Dai, dai. Vieni che ti faccio strada. Stupendo. Allora, il palazzo è molto grande, esteso orizzontalmente. Quanti piani hai detto? 9 piani, no? 9 piani in altezza, ma esteso orizzontalmente in maniera molto vera. È tutto qua, è un blocco di formazione del palazzo. Dimmi. È stato costruito nel 1836. 836? Sì, stile neoclassico. Pensa, sì, le colonne. Esatto. Pensa che inizialmente questo era il Merchants Exchange di New York. Perché prima di essere Wall Street, questo era il porto di... Spieghiamo agli italiani cos'è questo Merchant Exchange. Esatto. Prima di essere Wall Street, la ricchezza è arrivata attraverso il fatto che questo era il porto di New York. Sì. Quindi quando non esistevano aerei, le merci, la ricchezza veniva attraverso il porto. Esatto. In questo palazzo scambiavano le merci proprio qua. Ah, fighissimo. Eccoci qua, siamo arrivati nella biblioteca pubblica, cioè tutti i residenti di questo palazzo possono venire qua. Allora, private per i residenti, hai wifi, puoi leggere un libro, puoi lavorare. Però dove qua. Ti siedi? Là sui... Normalmente, oggi credo che stanno preparando per un evento, normalmente sono tutti i tavoli, dove praticamente puoi venire qua, avere clienti, amici, e addirittura c'è butler service, che è il servizio maggiordomo, ti portano a mangiare. Come lo chiami, scusi, il maggiordomo da qua? C'è il numero di telefono del maggiordomo. C'è un telefono anche? Sì, c'è il numero di telefono. Credo che ora stanno preparando per un evento, quindi non si vede, però c'è il numero di telefono dove chiami il ristorante e vengono a portarti da mangiare. Bellissimo. Andiamo avanti. Andiamo a vedere il ballroom, la sala principale di Cipriani, che è stupenda. Questo è il centro conferenze più grande di Wall Street. Quindi ti faccio vedere uno sneak peek. Non potremmo entrare, ma te la faccio vedere. Io da questa parte, prego. Solo per gli amici. Madonna mia. Tra l'altro, lo sai che io ci ho ambientato una parte del mio romanzo in questa sala? Veramente? Il primo romanzo, sì. Una festa di Capodanno avviene qua. Allora ritorno alla riga. Sì. Questa è la mezzanina, ma ti voglio far scendere perché vedi la maestosità dal piano terra del ballroom di Cipriani su Wall Street. Stanno sempre preparando per eventi, quindi... Madonna mia, pazzesco. L'architettura, mamma mia, bellissimo. Ci sono stato, ma così, vederlo così vuoto ti dà proprio senso. Quasi ci fa una festa. Questo tiene dalle 400 fino alle 700 persone. Il weekend scorso abbiamo avuto Rudy Giuliani per il 9/11. Abbiamo avuto Obama qualche anno fa. La maggior parte dei presidenti è venuta a fare speech qua su... Ma è stupendo. Chissà, questa probabilmente è proprio qua dove facevano questi interscambi, sì. Nell'Ottocento. Esatto. Bello, bellissimo. Cosa mi vuoi far vedere adesso? Addirittura questo, ad un certo punto. Ora torniamo nella lobby e ti faccio vedere il club di Cipriani che è sotto. Ah. Andiamo a vedere. È un palazzo molto grande che mi faccio vedere. C'è un labirinto comunque. Sì, bisogna venire con un cicerone. Cioè, vedi il club. Ah, qua c'è il club di Cipriani. Sì. Ah, bellissimo! Good. Che mi fai vedere? Ti faccio vedere sotto. Andiamo nel club Cipriani. Non vedo quando va a partire. Andiamo. Ok. Questo lounge? Questo è il club di Cipriani per i residenti del palazzo. Assolutamente. Qua è una business lounge dove puoi lavorare. Ah, bella. Sì, i clienti possono venire anche qua a vederci quando sono in città. Questa è una lounge. Sì. Questa parte è completamente esclusiva per i residenti di Cipriani. Procedere da questa parte. Qui addirittura hai il barbiere, che è Gian Antonio Pisterzi. Ah, che italiano. Che ha una sede a Via Monte Napoleone a Milano e una qua a New York. Fanno un taglio fantastico. Tu vieni qua? Io vengo qua, quindi se vi piacciono i capelli... Quanto costa un taglio di capelli di qua? $65. Ah, economico. Se la fai tutto forbici, $99. $99 un per taglio te, qua da Pisterzi. Puoi guardare dentro se vuoi. Qua invece per le scarpe, qui no? Lucidano le scarpe. Qui sei molto oscuro. Ah, bello. Sono in piena, sono pisi perché verdi. Bello. Bellissimo. Dai, qua c'è scritto anche Milano via Monte Napoleone. Esatto. Bene. Ciao. Wow. Qui c'è la stanza biliardo.
Venite a fare una mano di biliardo. Ah, mamma mia, questa è proprio da uomini duri di New York. Sì. Sai che mi ha sempre colpito di questi amenity, come anche nel mio palazzo, che poi sono quasi sempre, non c'è tantissima gente. Esatto. Quindi te le puoi godere. Ma stanno preparando per un evento. Allora, questa, dopo essere stato il Merchant Exchange, è diventata la banca di New York. Ah. Quindi questa, come la vedete, è una cassaforte. È ancora la cassaforte che hanno ristorato, restaurato, scusami, e puoi mettere tutti i vini privati. Dove? Nella enoteca che vedi nelle pareti. Ah. Quindi tu puoi lasciare il tuo vino nell'enoteca. Assolutamente sì. E chi viene per mangiare qua cosa devi fare? Fai eventi privati, puoi organizzare, qui c'è un tavolo da circa una decina di persone, se hai un evento di 10, 20, 30 persone, questo è fantastico, e addirittura puoi cenare nel vault, cioè puoi cenare dentro la cassaforte, la cassaforte, ma che si scoprono delle cose a New York che veramente sono pazzesche. Questa è la New York che vuoi far vedere. Guarda qua, io questa è la New York, ti ringrazio perché i miei follower, strato, queste cose... Sì, vedi questa? Cioè, la cassaforte. La National City Bank. Of New York, e prima ancora per qualche anno ha servito come addirittura stock exchange, la borsa. Sai la borsa ora? Sì. Prima la borsa era qua, quindi questo building è un building veramente, ma è fantastico. Sono pochissimi building rimasti. Mi sono sentito un po' Lupin là. Beh, dentro, bravo. E qua abbiamo cinema. Ah no, va bene, quello che puoi vedere anche Sanremo. Ma questo è stupendo, cioè lo può usare chiunque, no? Sì, se sei nel palazzo puoi organizzare anche una cosa privata. Bellissimo, bene, bene. Con questo tour che... Vabbè, andiamoci a Fombellini, dai. Siamo a Cipriani, non vogliamo andare al ristorante, almeno in Bellini. Dai. Ce la siamo meritati. Comunque, bellissimo questo tour, perché poi sono cose che penso che non sono facilmente accessibili alle persone. No. È bello che le sappia. L'abbiamo fatto, io l'ho fatto veramente col piacere di mostrare la vera New York, al di là poi della piazza, della pizza e via dicendo. Assolutamente, tantissimi anche italiani che veramente conoscono il brand in tutto il mondo. Questo è l'unico posto dove non solo puoi andare al ristorante ma puoi vivere. Sì, perché Cipriani. Praticamente tutto il palazzo è di Cipriani. Praticamente. Cipriani Residences, esattamente. Lo gestisce. Esatto, è l'unico palazzo dove puoi vivere con il brand Cipriani. Bellissimo. Sei al ristorante Cipriani su Wall Street, chiaramente famoso per business. Hai due livelli, questa è la zona principale. Ma c'è anche la zona sopra. Siamo nel ristorante di Cipriani. Tu sei proprio di casa qua, eh? Sì. Vabbè. Sopra lo fai più bene. Stiamo salendo sopra. Sì, guarda che altezza di ceilings, di affitti. Mamma mia, e qua sopra cosa c'è nel ristorante? Qui circa 20-30 persone, ah, bello. Fuori. Però la parte migliore ti porto ora. Ci andiamo nella terrazza. Wow, comunque è stupendo questo ristorante Aldo. Io credo di essere venuto qui al matrimonio di un amico, se non mi sbaglio. Sì, qui lo fai per matrimoni, qualsiasi evento, per eventi più. Ma vieni fuori per uscire la terrazza. Ah, su Wall Street. Wow, che figata! L'ho sempre vista da sotto, ma veramente pazzesca, eh? Mamma mia, bellissima! Questa è la migliore e anche l'unica terrazza Wall Street dove veramente ti senti quasi immerso nel passato. Mamma mia. Ti senti proprio, Queste sono colonne di un pezzo che hanno trasportato dal Massachusetts. Sono altri circa 9 metri. Dai, ci sta un Bellini. Facciamo un bel Bellini qua. Vai, facciamoci. Questa è la strada più famosa del mondo. Wall Street. Qui hai tutti i palazzi. Madonna. Tiffany, Hyatt. Mamma mia, che figata. Esatto. Ecco qua per concludere. Grazie. Thank you. Questo è il... Brindiamo. Salute. Grazie a te e ai tuoi amici del mio viaggio a New York. Ciao ragazzi.